Buongiorno a tutti, sono Francesco Pontoni, sono un audioprotesista. Oggi vi presento la mia collega, la dottoressa Martina Zolzetto. Buongiorno Martina. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora Martina, io oggi volevo un po' presentarti, volevo farti conoscere sia dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto personale in realtà. Spero che sei d'accordo. Certo. Ok, allora Martina, dimmi un attimo, da quello che so te ti sei laureata all'Università di Padova, giusto? Esatto, precisamente a Treviso. Perfetto, mi ha incuriosito tantissimo, perché ogni tanto ne parliamo, della tesi che avevi fatto. Ci vuoi raccontare qualcosina di più? Certo, allora la tesi che avevo fatto sviluppava la comparazione tra toni puri e segnali compositi. Era una tesi sperimentale e il fine era quello di, diciamo, validare o comunque poter rendere diagnostico un esame audiometrico da fare in età pediatrica. Ok. Praticamente il segnale composito potrebbe essere il rumore del treno oppure un campanello, un gattino, quindi tutti i suoni che i bambini sono più curiosi e quindi diciamo le risposte dell'esame sarebbero state più attendibili rispetto al classico tono puro. Ma guarda Martina, io se non ti dispiace faccio un po' da traduttore perché te sei stata estremamente chiara, però sicuramente qualcuno da casa non ha capito tutto quanto. Allora, la semplifico, una parte degli esami audiometrici che noi facciamo ai nostri pazienti consiste nel mandare dei suoni chiamati puri, che sono dei beep, beep. Allora, per un adulto è molto semplice comprenderli, sentirli, alzare la mano e dire li ho sentiti. Un bambino, io mi immagino la mia bimba di 3 anni, che se sente questo beep non le interessa niente, non ha l'interesse nel dare una reazione a quel tipo di suono. Quando invece c'è un rumore, ad esempio, del treno, allora la mia bimba si guarda in giro e cerca di capire cosa succede. Noi col nostro lavoro dobbiamo capire quali sono le intensità, qual è quel volume che ci permette di vedere una reazione. E te giustamente hai visto se con dei suoni più familiari per il bambino, diciamo, poteva avere lo stesso effetto diagnostico, diciamo. Esatto, giusto? esatto. Ok, e qual è stata dopo la conclusione? Cioè come avete visto che si può usare quindi per i bambini per fare degli esami diagnostici questi tipi di suoni o no? Allora, non è ancora stato convalidato come metodo. Diciamo che la mia tesi non è stata sufficiente, bisogna ancora un attimo studiare questo metodo, deve essere ancora un attimo sperimentato sotto vari aspetti. Ok, quindi diciamo che abbiamo capito che può essere la strada giusta. Ovviamente prima che vada a livello mondiale, che diventi uno standard, ci vogliono ricerche su ricerche su ricerche. Però sono sicuro che anche se non ci dà una diagnosi precisa, comunque possiamo utilizzare questo metodo perché almeno alleniamo il bambino a girarsi, a dare delle reazioni, a far quel tipo di esame. Così anche il giorno in cui gli diciamo adesso non sentirai più il treno, ma senti il beep, magari sarà comunque un po' più reattivo. Quindi secondo me è stata una tesi estremamente interessante. Ma senti un po' ancora Martina, voglio chiederti ancora una cosa. Noi veniamo da un anno, lo sai meglio di me, difficilissimo. Cioè c'è stato questo virus che è ancora presente, chissà per quanto tempo non ci lascerà in pace. Quali sono, volevo chiederti, le principali difficoltà che ti raccontano i tuoi pazienti? Tu, non l'ho detto, lavori a Udine, però immagino che il paziente di Udine racconti le stesse difficoltà anche al paziente di altri posti. Quali sono le cose che ti raccontano in questo preciso periodo storico? Allora, la cosa che mi viene riferita da tutti i miei pazienti è che, diciamo, il problema principale con gli apparecchi è l'utilizzo della mascherina.
Diciamo che allora sono due i problemi più che emergono maggiormente. Il primo è quando viene tolta la mascherina, che l'apparecchio tante volte si impiglia e quindi viene anche tolto l'apparecchio. Un altro problema che riscontro è che le persone fanno maggiore difficoltà a capire chi le parla con la mascherina. E quali sono, se ci sono, delle azioni, dei consigli che tu fai quando loro ti raccontano queste difficoltà? Riesci a fare qualcosa? Riesci a dare un aiuto ai tuoi pazienti? Sì, allora nel primo caso, quindi quello di, allora consiglio sempre di indossare la mascherina come ultima cosa e nel momento in cui viene tolta di fare prestare attenzione, soprattutto c'è l'elastico che deve essere il più tirato possibile e altra cosa, la cosa migliore sarebbe di prendere una mascherina che non ha l'elastico che va dietro l'orecchio, ma che ha un unico elastico. Sì, questo lo confermo, sembra una cosa scontatissima, ma spesso basta cambiare la mascherina e si risolve tutto. Quindi esatto. Sì, volevo dar man forte a questo consiglio perché è estremamente valido. Poi invece per l'altro problema, quello che io faccio è, allora, c'è da dare maggiore guadagno, soprattutto sulle frequenze più acute. Però a volte magari questo potrebbe dare fastidio nella vita di tutti i giorni. Quindi il consiglio che do è creare un programma apposito, specifico, per quando si parla con la mascherina e andare ad aumentare quelle frequenze lì. Ok, perfetto, grazie Martina. Senti, ti ho chiesto un po' di cose del nostro lavoro riguardo ai pazienti, ma io volevo sapere anche qualcosa di te. Cosa ci puoi raccontare? Hai qualche passione, qualche hobby, qualcosa che ti piace nella tua sfera personale, diciamo? Allora, partendo dal presupposto che io fin da piccola sono sempre stata abituata a camminare per tantissime ore, anche 8, 10, 10 ore. Quindi, diciamo, una delle mie grandi passioni è fare scampagnate o comunque passeggiate in montagna. E, diciamo, ho visto quasi tutto il Trentino Alto Adige. E tra le zone che mi sono piaciute di più, una in particolare che non è molto conosciuta, è un paesino che si chiama Solda ed è proprio a nord, al confine con la Svizzera. E è proprio stupendo, cioè mi è rimasto molto a cuore. Sono colpito, 8-10 ore non sono per tutti. Quindi comunque diciamo, ti piace la natura, ti piace camminare in mezzo al bosco, vedere gli animali, i ruscelli, i fiumi. Quindi insomma ti piace immergerti in quel tipo di ambiente, non sei quindi una tipa da città, da New York per dire. No, allora diciamo che mi piace anche tantissimo visitare città. Tra le città che mi sono piaciute di più, allora Siena in Toscana mi è proprio piaciuta un sacco e anche tantissimo Parigi. Bene, bene, senti, l'ultima cosa, qual è la città o il posto dove vorresti andare quando finisce questa pandemia, dove ci permetteranno di andare un po' in giro? Allora, come passeggiate, mi piacerebbe visitare il lago di Sorapis, che è vicino a Cortina d'Ampezzo. E dopo, come città, non sono mai stata a Roma e quindi direi che è il caso che ci devo andare. Di rimediare, è il caso di rimediare, insomma, dai. Bene, Martina, sono molto contento. È atipico comunque per una ragazza della tua età, perché spesso vogliono andare al mare, vogliono andare in città, eccetera. Infatti a te piace camminare 8-10 ore, che non è poco, io lo apprezzo, ti stimo per questo. Altra cosa, Martina, un consiglio. Allora, ci sta sicuramente ascoltando da casa qualche persona che ha problemi di udito, che ha le sue difficoltà, che non sa bene come muoversi. Se dovessi dare un consiglio a questa persona che ci sta ascoltando,
Cosa potresti dirgli? Cosa vorresti dirgli? Allora, il consiglio che voglio dare è a tutte quelle persone che affrontano o vogliono affrontare per la prima volta il loro problema di udito, ed è quello di venire accompagnate da una persona cara. È un appoggio importante, li rende anche più consapevoli e li fa anche prendere maggior coraggio. Sì, guarda, io aggiungo questa di metterla parecchio, ma vista in termini più grandi, di voler risolvere il problema d'udito, spesso è e deve essere una scelta familiare, non è una scelta del singolo, è una scelta che deve essere fatta da tutta la famiglia se si vuole farla nel modo corretto. Vedo ogni tanto che la fa il marito contro la volontà della moglie o viceversa, non va bene, non si ottengono mai risultati in questi casi, è una scelta che deve essere condivisa dalla famiglia. Martina, grazie mille, ti saluto, alla prossima, grazie a tutti e buona giornata. Ciao Martina. Ciao, ciao a tutti.